Grazie Presidente. Forse questa mozione vale 10 consigli come questo. Tra l'altro si parla di vergogna, ma la Corte dei Conti poco fa ha accertato 20 anni di disgrazie in questo comune. Poco fa andate a vedere sulle agenzie, per cui forse è fuori luogo l'intervento di chi ha grosse responsabilità, perlomeno col suo partito, sul disastro di Roma. Detto questo, dicevo, questa mozione veramente ne vale 10 di consigli, perché qui c'è il coraggio che è mancato a alcune persone che dovrebbero veramente vergognarsi per come hanno ridotto il lavoro in questa nazione e per cui anche in questa città. Un atto di coraggio che noi sosteniamo fortemente, perché riteniamo che finalmente si sia preso coscienza anche da parte di alcune aziende, anche se partecipate, speriamo veramente che siano tutte le altre a farlo, che quello che ha combinato il governo di Renzi e poi di Gentiloni sul lavoro non è altro che precariato che ha portato alla fame questo paese e sta portando alla fame i cittadini. E forse veramente vale la pena oggi stare qui a parlare di questo e a far vergognare le persone che probabilmente ne sono anche consapevoli di quello che è successo. Per cui noi con quest'atto bocciamo le politiche del governo di Renzi e di Gentiloni e per cui anche del Partito Democratico che è seduto qui in questi banchi. E credo che poi neanche tanto, perché qualcuno sta in campagna elettorale, quasi sono quasi 3 settimane che non viene perché c'ha altro da fare, è stato eletto qua dentro dal popolo di Roma e poi sul banco non c'è perché si è Consigliere Abbaglio, la richiamo all'ordine. Si è candidato a un altro ente, tradendo il mandato che i cittadini romani gli hanno dato. Questa è una vergogna. È una vergogna. Ma voi siete abituati a queste vergogne, siete abituati a cambiare poltrone e a saltare da una poltrona all'altra, perché non vi interessa quello che c'è scritto in questo documento, ma vi interessa la poltrona e poter poi confermare queste porcate lì dove gli enti superiori vanno a togliere il lavoro ai cittadini romani. Detto questo, esprimiamo pieno sostegno. Consigliere Corsetti, la richiamo all'ordine. Lo so che brucia. Da una parte parlate con i lavoratori, organizzate, e dall'altra create questo precariato con il Jobs Act, per cui oggi noi qua in coerenza diciamo che questo è un atto di coraggio e lo sosteniamo pienamente. Grazie.